sono Ali e io sono Ale e benvenuti nel nostro canale. Oggi siamo qui per fare un unboxing di Stationery Pal, che è il nostro sito preferito della cancelleria. In assoluto, stavamo quasi finendo le nostre riserve perché la sessione si avvicina e la paura di finire tutti gli evidenziatori e le penne è qui proprio che ci tocca sul collo. Ma per fortuna è arrivato il pacco a salvarci la vita. Tanto atteso, un po' in ritardo per il back to school, ma il back to school è tutto l'anno per noi. Sono 9 mesi di scuola il back to school. Vi lasciamo qui sotto tutti i vari prodotti, anche il nostro codice sconto alle Auri del 15%. Così se volete andare a dare un'occhiatina, ma ci sono anche le nostre box ancora disponibili back to school. Ordinabili attraverso la mail. Ordini chiocciola alleaurichannel.it. Questo pacco non pesa troppo, Auri, senti? No, in realtà è molto leggerino. Siamo pronti per scoprire, perché noi gli ordini li facciamo, poi arrivano, ora che registriamo ci dimentichiamo il loro contenuto. Però è anche il bello, Ali. Sì, hai ragione. Siamo pronte per aprire il pacchettino, che in realtà gira per casa da tipo due settimane buone, ma perché tra il trasloco e tutto abbiamo avuto un po' di giorni per comprendere quale fosse la postazione migliore, dove registrare. In realtà non so se l'abbiamo ancora trovata, però fateci sapere se vi possa piacere questa. Guardate la scatola super colorata con tutti i disegnini a tema scuola. Questo è proprio, cioè, sali back to school. Sì, guarda che carini poi questi orsettini. Sono gli orsetti del cuore, made with love. E dietro c'è l'orsetto del cuore. Carinissimo il tutto, sempre chiuso con uno stickers, di bolla a forma di cuoricino. E ovviamente anche il profumo, come sempre. Sì, questa cosa mi gasa tantissimo. Ci sono molti gadget, tra cui questo pop socket. Un orsettino che di solito diamo a Leia, ma Leia non c'è più qua. Sapremo per quando verrà qui. Questo cappellino da mettere sopra le matite, ovviamente la thanks card. E anche questa qui che penso sia a tema con il pacco. Ovviamente spillette, mollettine, a tema, ad esempio questa è My Melody, se non erro. Cose davvero super carine, anche mini gommine con la Coca-Cola, quindi facciamo un po' di pulizia del pacco. Ok, abbiamo ripulito la scatola, così adesso possiamo iniziare a pescare le cose più interessanti. Prima cosa è questo, è quello per arrotondare la pagina. Non so bene come funzioni, però dentro alle diverse forme voi potete arrotondare ad esempio i bordi della vostra pagina. È qualcosa per tagliare la carta. Esatto, solo per gli esperti e per i precisi, direi. Ovvero per la Ally. Però lo volevo provare perché secondo me anche per fare tipo biglietti di Natale o i biglietti di compleanno è qualcosa di carino. O biglietti per Ally, Auri, Ally. Vero, verissimo. A me invece saltano all'occhio degli evidenziatori. Ma queste sono bellissime, Auri. Questi sono i libri midliner, sono i nostri evidenziatori preferiti. In assoluto, perché hanno due parti, ovvero la parte evidenziatore e la parte pennarello. Guarda che bei colori. Esatto. La parte evidenziatore è fatta così con la punta a scalpello. E invece questa è la parte pennarello e sono top perché così potete completare uno schema con gli stessi prodotti. Io li uso tantissimo per fare anche i titoli perché proprio il colore è bello vibrante. Sì, sì, e poi durano anche tantissimo e ci sono anche le collezioni da 30-40 colori, così se vi piacciono le potete trovare, ci sono anche a tema brush. Poi queste tre che sono della Pentel Gel Roller Pen. Dovrebbe essere le penna gel, quindi. Presumo proprio di sì, di tre colori sul tema del verde. Non mi ricordo se siano tipo gialle, verdi, oppure se... Non lo so, ma sono stra sottili, tra l'altro. Sono un misero 0.5, Auri, che a te non garba, so che esatto, non garbi. Però vabbè, per scrivere magari sull'agenda. Allora, scrive nero. Ok, top. Okay, dai. Nero, un bel gel, scrive anche molto vivido, quindi mi piace. Vabbè, 0.5. Magari te le c'è da te, Ally, perché vabbè, so che ti piacciono la utilizzare, sì, sull'agenda. Sì. Poi le Pentel scrivono molto bene, con le Energel ancora di più, semplicemente sono l'edizione speciale Candy, quindi sono in colori carini. Poi io ho preso degli stickers carinissimi perché sono a forma di lettere, quindi li possiamo appiccicare sull'agenda o anche tipo sulla calcolatrice, non lo so, dato che la porterò spesso in università, almeno ci metto il nome perché tutti hanno la stessa calcolatrice, dovete diteci sapere. Diteci se anche voi non avete la Casio, cioè tutti hanno la calcolatrice scientifica Casio e tutti agli elementari mettevano le proprie etichette, quindi adesso lo voglio fare, lo voglio fare ma in un modo più stiloso, ovvero con gli stickers con le lettere. Io comunque non posso dire niente perché ho preso una penna di Pom Pom Purina. Ma chi è Pom Pom Purina? Ma come? È il personaggio di Hello Kitty. Sai, Hello Kitty, sì, ecco. C'erano vari Hello Kitty. Come fai a ricordarti che si chiamasse Pom Pom Purina? Perché mi faceva troppo ridere. Cioè, no, guardate, è tipo bellissimo. Questa qua da portare all'università è imbarazzante, ma proprio per questo la porterò. Ah, ma c'è scritto! No, ma lo sapevo, non l'ho letto. Ci fidiamo? Sì, non sì. Non so. Beh, è carinissima. È bellissima. Magari scrive pure nero. No, blu. Top. Ancora meglio.
Poi c'è questa cosa un po' sospetta. Che quando ho tirato fuori tutti i regali hanno detto ci hanno dato un dolcino. Invece mi sa che eraser, c'è cioè una gomma. Beh, speriamo. Apri comunque, Auri. Speriamo sia un dolcino. Sembra un dolcino. Beh, a forma di sneaker, tipo. Sì. Beh, carinissima, è una gomma marroncina. Cioè, sembra un dolcino o qualcos'altro, non lo so molto bene. No, dolce. Pensando. Sembra un cioccolatino tipo che ti prendevi le macchinette. Comunque ho perso la mia gomma, quindi devo. Per perdere la gomma devo traslocare a Milano, evidentemente. Quindi mi servirà questa. Poi, ovviamente, non potevano mancare le colle. Queste qui sono della Dot Liner, una piccola e una grande, così una da tenere a casa e una da portare in università. Anche se quando ho detto che porto la colla in università, tutti mi hanno riso dietro. Ma ragazzi, ma può servire. Magari esatto, un post-it non si attacca bene, quindi dovete rincollare. Con l'attacco se non con la colla. Questa rosa molto grande. E questa azzurra che ormai abbiamo penso consumato. Sì, è vero, ce ne abbiamo tantissime. Mamma e papà. Poi abbiamo fatto scorta di post-it. Che possiamo dire, noi siamo ossessionati dai post-it. Questi qui sono proprio della post-it e li abbiamo presi di questo rosa molto carino, uguali. Sì. Poi attaccano super bene, penso che questi siano quelli con lo scotch doppio, così stanno belli fissi. Sì. Beh, meglio così, dai. E poi ne abbiamo presi altri che invece sono lila trasparenti con i brillantini. Carinissimi. Questi urlano Alli. Questi urlano Alli, poi sono bellissimi. Scriverci sopra non è facilissimo. Però con l'indelebile si può fare. Anche con Uniposca si può fare. Poi abbiamo preso le penne un po' random. Io adoro queste della Pentel perché hanno una scrittura a gel così vibrante. Scrittura a gel così vibrante. Questa penso di averla finita la sessione precedente. Questa invece è un color salmone, bellissimo. Ma sono a gel? Sono a gel, quindi occhio che possono sbavare, però si asciugano molto velocemente. Devo sono le matte hop. Esatto, poi c'è questa penna che non... Cos'è? No, un evidenziatore! Carino, fluo rosa. Bellissimo, tipo midliner, però non ha l'altra parte. È della Just Fit Mojin Line. Va bene. Poi abbiamo preso questa che qui a Milano mancava proprio, ovvero una cambrettatrice, pintatrice, spillatrice, ice, chiamatela come volete, carina della marca KW3O. Vabbè, comunque di questo... panna, no vabbè, però alla fine basta che funzioni, Auri, ci serviva, è utile e quindi ben venga avercela. L'unico acquisto utile di questo pacco probabilmente. Non è vero, ti mostro io l'altro acquisto utile di questo pacco. Consola. Questa è una pinzetta perfetta per attaccare gli stickers, perfetta per attaccare la qualsiasi. Questa ce l'avevi già a casa. L'ho persa, non la trovavo infatti più e questa è proprio praticissima. Ma sembra la pinzetta per togliere i punti neri. No, per prendere cose piccoline è molto comoda. Soprattutto con le unghie. Esatto, questa è davvero carina. Altri evidenziatori! Ma questi sono proprio la nostra gamma top. Questi però lì mi sa che li hai scelti tu perché a te piacciono tantissimo gli swing cool. Infatti questi qui della Stabilo scrivono molto bene, sono affusolati, perfetti da mettere all'interno del proprio astuccio. Però ne hai preso un altro lilla, sì. Un midliner. Questo è un midliner, lo volevo utilizzare per fisica quando magari farò gli schemi riassuntivi su carta. Fisica il colore è viola, questo qui non è proprio viola, però comunque il lilla ci sta sempre. Ma fisica, fisica mi sapeva di azzurro, vero? No, matematica è azzurrino, fisica è viola e chimica è rosino per me. Questi. Chimica è verde. No, chimica organica è verde. Ho utilizzato gli stessi colori che utilizzavo i superiori per dare continuità. Okay. Poi abbiamo fatto anche scorta di mechanical pencils. Che sono le must lalli, perché esatto. Appunto non ti devi sporcare le mani con la matita, non devi temperarla. Per me non esiste cosa migliore, poi la matita la uso molto in ingegneria e ne ho presa quindi una della Zebra, che boh, ha i colori giallo-blu, non l'ho presa per quello ovviamente. Hai quello della Verona, ma non diciamo il calcio. No, esatto. Invece quest'altra non l'avevo mai provata e mi sembra anche molto leggera, quindi meglio così. Questa una... è stata l'ordinata io, questa è l'Infinity Pencil. Ah, perché qua c'è scritto metal? Questa praticamente è una matita che non finisce mai, non ho capito con quale principio. Perché tecnicamente non la dovresti mai temperare. Esatto, io ce l'ho ancora, mi sa, alcune Infinity Pencil. Praticamente la punta è tutta grafite e quindi non avete bisogno del temperino. Quindi un po' è lo stesso meccanismo della mechanical pencil perché non devi usare il temperino. Questa è più carina però. E poi abbiamo preso anche degli altri post-it. Questi qui sono quelli segnapagina super fluo. Sempre della marca post-it. Quindi questi qui li attacchiamo sui libri oppure anche sugli appunti per segnare. Capitolo 1, capitolo 2, capitolo 3. Esatto, sono molto carini, ci sono di tanti colori. So che tante persone li utilizzano proprio per i libri che leggono,
tipo i romanzi, noi non attacchiamo i post-it. L'ultima cosa all'interno del pacco è questo aggeggino che sicuramente nel momento in cui l'abbiamo acquistato, abbiamo detto stiamo acquistando una cosa intelligentissima, al momento non mi viene in mente nessuna motivazione per cui dire questa cosa è una cosa intelligentissima. Non abbiamo capito. No, penso semplicemente sia tipo da mettere il cavo qua dentro e fermarlo, può essere, non so. Non saprei dire. Sono tipo delle striscette bianche in silicone. Sembrano delle... Boh, vabbè. Per l'elettricista. Sì. Vabbè, comunque... cercheremo di indagare al riguardo. Esatto, però vabbè. Il video termina qui. Spero tanto che vi sia piaciuto. E PS, fateci sapere se anche voi avete un'ossessione per la cancelleria come noi. Noi sì, anche perché comunque, anche se magari per alcune materie usiamo l'iPad, la carta la usiamo sempre e comunque. Per fare gli esercizi è indispensabile. Per fare gli esami riassuntivi, anche perché chiave. Comunque scrivere sulla carta aiuta anche a memorizzare. E questa è scienza. Non è lo dicono agli auri, è scienza proprio. Noi vi lasciamo qui sotto tutte le info box e adesso salutiamo 5 persone che hanno citato il video precedente, dandovi appuntamento con il prossimo video. Iniziamo da Luca, un bacione. Isabella, un bacione anche a te. Sofia, un bacione. Rebecca, un bacione anche a te. E per ultima, Giorgia, un bacione. Ci vediamo con il prossimo video. Ciao!